Paolo Farina in piazza per l'AISM, ben trovato. Perché venire a comprare una cassetta di piantine aromatiche in questo weekend? Perché innanzitutto è importante dare la nostra presenza, far capire che ci siamo e quindi anche combattere la solitudine che a volte questa malattia insieme alla pigrizia porta ai malati e comporta anche questa solitudine, questa pigrizia, questo modo di essere anche ai parenti, alle persone vicine. Comprare quindi queste piantine vuol dire aiutare anche la sclerosi multipla, scusate le parole, parlo male, la sclerosi multipla pediatrica, perché purtroppo la malattia si sta estendendo, nel senso che prima colpiva l'età, diciamo, tra i 20 e i 40 anni fino ai 50, adesso si sta estendendo come età, diciamo, sempre più giovani e sempre più anziani. Ecco, moltissimi casi dei bambini tra i 9 e i 13 anni. Purtroppo sì. Ancora non c'è una cura definita, no. Quali sono le speranze? Le speranze ci sono e grazie alla ricerca continua che viene fatta. La cosa importante è comprare le piantine proprio perché si può contribuire sempre di più a migliorare la ricerca, a dare valore alla ricerca, a non far sentire gli altri soli e, come dire, non mi vengono poi le parole, ma... C'è uno sportello attivo, un punto attivo per informare i familiari di chi è affetto da sclerosi multipla. Sì, c'è un punto attivo, ecco, colgo appunto. Questa domanda per dire c'è un punto attivo, la sede si trova a Latina Scalo. Chiaramente le informazioni che si possono ricevere da questo punto attivo è informazioni di genere anche un aiuto psicologico, un aiuto legale, informazioni inerenti a questo e poi anche per non sentirsi soli, spesso e volentieri sentire una voce, può essere all'altro capo del telefono o la voce di una persona vista direttamente, una persona interessata ci fa, una persona che conosce la cosa, conosce la malattia, è importante perché spesso e volentieri ci capitano delle facce tipo tu hai, invece no, quindi si capisce, invece non capisce. E questo come lo vede il futuro Paolo Farina? Il futuro personale al di là della malattia lo vedo molto bene, lo vedo bene perché la cosa importante è che quello che si sta cercando, che si vuole far capire anche con la mia piantina, anche con la presenza di una sede, che il malato spesso non deve essere lui che si lascia a se stesso così in balia di una malattia, come un marinaio su una nave in balia del vento, del mare, perché non ha più controllo. Il controllo c'è, non c'è più con la malattia, si ricrea, c'è un altro tipo di controllo. Quindi far capire alla persona che vuole farcela. Io penso di... che so, vuole che trovi, che ce la sto facendo. Sto lavorando su questo. Un appello veloce per chi ci sta guardando? Un appello veloce per chi ci sta guardando è... aiutateci a non farvi e a non farci sentire soli. Venite a comprare queste piantine e il discorso che possono fare altri che non vogliono sforzarsi troppo a pensare, quando dicono è tutto uguale, è tutto un mangia mangia, cosa vuol dire? Perché? Diamo lavoro, diamo la possibilità di poter lavorare su queste idee di ricerca, su queste iniziative, su questa voglia di andare avanti.